troviamo io, Donato e Rosy, Luca, sull'aereo della... Oh, ciao Donato! Ciao! Stai entrando per la prima volta? Nel filmato. Dove siamo? In che città siamo? Siamo a Milano. Fortunatamente siamo riusciti a far salire a Luca. Ah, perché lui aveva la prenotazione per domani. Fino all'ultimo è stato in Luca. Aspetta che mando... Appuntati così, padre. E niente, in pratica, grazie a dei sotterfugi siamo riusciti, anche perché l'aereo non è pieno, quindi... Cioè, così dicevano. E siamo riusciti a farlo salire con noi. Infatti era preoccupato, poverino. Che scrivi? Alla Michela. Cosa ha combinato la Michela con le chiavi? Davvero. Ha lasciato le chiavi attaccate alla porta? Sì. E vabbè, capita. C'è chi le perde e chi le lascia attaccate. Niente, fuori piove. Ma che tempo che c'è? La giornata non sembra neanche 12 agosto. Sembra di essere... È già arrivato in Finlandia. Si filma anche un pochino in giro. Girano questo qua. Vabbè, ma tanto no. Luca là in fondo. Sì. Non si vede. È lì in solitaria, proprio l'ultimo posto in fondo. E niente, alla fine era contento quando è riuscito a salire su con noi. Ah, ma digli un po' come è stato creato questo viaggio. Puntati la telecamera verso di me. Beh, che all'inizio eravamo solo io e lui. Dovevamo andare... Diciamo che a me andava bene tutto, però sì, l'Australia era quello che di più avevamo... Aspetta che tieni un secondo. E niente, alla fine sta... E niente, alla fine dell'opera... Ciao! Alla fine dell'opera siamo riusciti a fare... Dovevamo andare in Malesia all'inizio, ti ricordi? Sì, Kota Kinabalu, Borneo... E soprattutto a vedere, a fare i giri nei fiumi nel Borneo, insomma. Sì, solo che era... E invece non abbiamo trovato i voli, era un po' complicato, e allora abbiamo deciso di andare verso l'Australia. Esatto, e lui si è giunto dopo. Esatto. Oh, l'Italia sta vincendo delle medaglie. Tante anche. Sta piovigginando qua alla Malpensa. Ora andiamo ad Helsinki, poi dopo cambio di aereo fino a Hong Kong. Ciao ciao, a dopo. Abbiamo 40 minuti di ritardo perché c'era troppo traffico sopra la Polonia, dice. E ora ti faccio vedere la telecamerina che si vede davanti.
le 3, hai visto? Un'ora in più. Stiamo atterrando e... E che la ti ricordi quando siamo venuti qua a viaggio di notte? Stiamo atterrando in Finlandia, qui c'è l'euro, c'è un'ora di meno di più di fuso orario. Quante isolette? Ecco l'aeroporto dove atterreremo tra poco. Un aereo. Ladies and gentlemen, welcome to Vantaa, Helsinki International Airport. Una volta, lo vedi quell'aereo di grigio? Ladies and gentlemen, welcome to Helsinki. Please remain seated with your safety belt fastened until the safety belt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead lockers. On behalf of Finnair and Oneworld, we hope you have enjoyed this flight with us. Thank you and welcome again, and have a nice onward journey. I enjoyed this flight. Sì, molto. Ho dormito. Dormito. Questa è la porta. Bisognerebbe vedere, si vede già forse il volo, l'aereo nostro che prendiamo. Ah, guarda, c'è un MD-11.
Fuchetto, mandatelo. Qui siamo in Finlandia e c'è la Finnair. Boccafogli, giornalista della Formula 1. Eccolo lì, Vantaa. Qui c'è scritto gigantesco. Tu invece sei stato a Oslo. A Oslo, sì. E dove stavi andando? Alle Svalbard. In alto, ho fatto scalo a Tromsø. Bravo. Sì. Oh, ma allora sei salito? Sì, sono qua, sono arrivato anch'io. Oh, ti presento Luca qua, eh. Siamo riusciti a farlo venire. Tanto per cominciare, in Finlandia ci sei, perché sei in Finlandia, fuso orario diverso, adesso sono le 3.23. Qui i cellulari funzionano, ho chiamato Città di Giuseppe, e a casa per Manuela, la Margherita, la Michela. I ragazzi sono andati a farsi un giretto shopping. Oh, ciao Luca, la prima volta che entri nella mia telecamera, si può dire. Eh sì. Sei in viaggio con noi. Sono via, guarda, sono contentissimo. Beh, ascolta, dove siamo adesso? Nella VIP Lounge? Ah, direi di sì. Di Helsinki. Quante VIP Lounge sei andato a visitare nella tua vita? Ah, è la prima. Io mi sono appena fatto una doccia, sto benissimo adesso. Sì. E guarda, ti ho portato uno sciampetto per te. Bravo, bravissimo, vai con i capelli qua. E poi, visto che c'hai la barba lunga, ti ho portato anche da farti la barba. No, te l'hai messo questo. Sì. Ci credo. Guarda. Ci sono le Olimpiadi in corso e si vedono proprio... Beh, ma anche in Finlandia, però di sauna. Esatto. Allora stai usufruendo dei servizi della VIP Lounge? Ho già fatto tre viaggi. Allora ci sono biscotti e poi da bere. Da bere? La mela? Cosa a cappuccino volevo. Ci sono anche dei... Adesso c'è anche la passata di pomodoro che sapete ti piace. Ah sì, beh, mi piace in certi momenti e basta. Okay. Non in questo. E qui c'è il computer, mi sa? Computer gratuito. Adesso ti faccio vedere i miei filmati. Allora, Luca, abbiamo portato qualcosa dalla VIP Lounge qui al tipo? Sì. La meritava anche lui. Anche il cucchiaino, guarda, ci abbiamo portato, oltre che lo yogurt. Che io da tenere, ma era buono. E poi cosa ti ha offerto la VIP Lounge? Che cos'è? Un pazzolino. Ecco. Denti. E poi? C'è anch'io che... Poi... La faccio la barba con incluso la schiuma. La schiuma non è cosa per i capelli. E te anche per i capelli, lo shampoo. Guarda, ma poi il pesce, oh Luca, il pesce abbiamo mangiato salmone a gogo a Caboia. Volevamo portare una mela? No, fatto... non la mangio, non mi piace. No, però il cucchiaino tiene una bacheca, sì. Eh? Ah sì? No, sì, un cucchiaino. Ascolta, allora... Che posso fare una rapina? No. Oh, tu! Andiamo sull'aereo. Sì, dai, di salire. Ok. Allora... Figata pazzesca, non sapevo neanche che esistesse. Ti è piaciuto Helsinki? Il poco tempo che ci sei stato? Noi ci andiamo quando si può. Sì, ma noi sei ore a Auckland, in Nuova Zelanda, sei ore nella VIP Lounge. Avevamo il volo alla sera. La prima volta, una delle primissime volte che tu sei andato nella VIP Lounge. Mi ricordo io. Sì, abbiamo internettato, mangiato a go-go, sei ore. Tante volte, mi ricordo quello di Honolulu. Ah beh, le abbiamo fatte passare tutte. Un sacco ne abbiamo fatte. Tutte le volte. Figata, bella figata. No, Donato, dai, prendi un cerettino. Prendiamo in due.
questo qui è il nostro aereo, Airbus 340, volo non stop fino a Hong Kong. Com'è stato l'atterraggio? L'ho fatta, non sono neanche accorto. Madonna, siamo arrivati, eh? Sì, benvenuto a Hong Kong. Non si sente. Prima volta in vita tua. Sì. Anche per me. Avete dormito? È passata la svelta? Ho dormito, che ho fatto. È vero che vi tenete la barba tutto il viaggio? Sì, sì. Allora diventerete barboni, perché già ce n'avete lì. Già da una settimana e mezzo. La stanza. Ho donato, prima volta che tocchi per terra a Hong Kong. Cina, solo cinese. Eh sì, sei in Cina, sei. È vero. Siamo in Cina. Guarda, tutto cinese. Da quanti anni è che Hong Kong fa parte della Cina? Allora dimmi un po' cosa. Niente, avevamo successo. Fatto un filmato, ma è... Non è venuto, c'è del farlo. Siamo fermati a prenotare l'albergo. Il telefono prende? Sì, sì, solo che non mi è arrivato nessun messaggio benvenuto. Sono le due di notte. Ah. No, non quello, sai che di solito ti mandano il messaggio. Adesso abbiamo preso l'autobus per andare in centro, dove sì. Abbiamo, vicino dove abbiamo prenotato l'albergo. Ci siamo fermati dalla tipa lì alle informazioni e cosa, che caratteristica aveva quella ragazza lì? Guarda, che scriveva... All'incontrario. Ha scritto tutto questo. Tutto al contrario, lei era qua e scriveva verso di noi al contrario. E velocemente. Perfettamente poi. Sì, sì. Ho fatto anche gli ideogrammi in cinese per far capire che tassista o... $550 per camera. E naturalmente in due. In due. Perché lui andava a dormire giù nella hall. Alla reception. Di sotto il caso di qui all'aeroporto di Czechlapok. Siamo al primo piano. È giorno. Cioè, dimmi la temperatura, Donato. Shock d'apertura. La temperatura magari non è neanche tanto alta, è l'umidità che c'è, un'umidità incredibile. Sì, più che la pianura padana, vero? Sì, sì, sì. È grande. Infatti dentro c'era quasi freddo dentro l'aeroporto. E niente, adesso fra poco partiamo, andiamo a vedere Hong Kong. Dormiamo là una notte e domani ritorniamo in questo aeroporto, domani sera, e partiamo per Singapore. E sarà il...
mio 554esimo volo. Io sono un granello di sabbia. Confronto alla spiaggia. Esatto. Ecco, siamo partiti. Ecco i primi grattacieli. Che fa? È piccolo. Qui siamo a Hong Kong e c'è la Cathay Pacific. Da notare che qui si guida sulla sinistra. Come in Australia, no? Esatto. Guarda quel gruppo di ci ha superato il treno, eh. C'ha le televisioncine dietro i sedili. Vedi? Tutti a fare foto, no, eccolo a Hong Kong, guarda il cavo. Kowloon, dove andiamo noi. Guarda che storia. Per noi, da noi là, per fare un ponte, un semplice ponte sullo stretto di Messina ci vuole 150 anni. Qui l'hanno fatto in 448. Parma ce n'è uno simile. Ah, guarda giù là gli allevamenti dei pesci. Ma il ponte vero è quello là, dove passano sotto le navi come la MSC che hai appena visto. Ma sei piccolo. Piccolo quartiere, ci stanno 500.000 persone, 448. E qui c'è l'Arca di Noè. Guarda. Dove siamo? Al Golden Gate? Fila in alto salgono. È tutto illuminato questo ponte. C'è anche un altro ponte lì. Ma che traliccio qui. Ah, questo qua sorregge tutto, eh. Ah sì. Tubo gigantesco. Sono già tutta la struttura. Aiuto. Cos'è? Cos'è? Cimitero. Quanti cavi? No, non è un cimitero. No, ma è un cimitero. Adesso vai a destra, eh? Kowloon. Croce d'emergenza. Qui va un piano qua però, eh. Se non vedi le macchine sfrecciare o... Vero o no? Ecco, guarda, questi palazzi scassati. Oh, fischioli, qui siamo già dentro. Ecco, quello è un cimitero. Il cimitero della collina. Ceneritore, eccolo qui, come quello di Milano. Qui anche quel porto qua non è mica da poco. Ah sì, no, penso che sia il secondo o il terzo. La parte di là, cioè.
la rossa. Guarda quella nave porta container lì com'è gigantesca. 149, direi che ne ho. È da 2 giga. Si stanno passando le canne di bambù. Un'impalcatura. E sta, e se reggono bene, eh? C'è una moschea. Siamo già dentro al nostro umile alberghetto, con tanto di impianto di allarme, antincendio. Le spine qua a Hong Kong sono queste, ex colonia inglese. Ho già fatto troppe foto. Troppe? Non sono mai troppe. Comprati un'altra card. Quindi intanto qua ci sono grattacieli molto belli. Guarda quello là, c'è anche dei buchi. Hanno fatto un buco di 40 appartamenti. Luca, cosa sta facendo? Sta facendo il pod che c'ho anch'io, il video. Il regalo per chi? Alla carne. Ecco. L'ha visto da me, allora è invidioso, eh? Ah, no. E tu cosa hai comprato? Una scheda da 2 giga. Una per me e l'altra da 2 giga. Hai visto che qua ci sono da 16 giga? Porca boia, tanta roba. A volte che la mia macchina non mi sopporta. Il Cairo mi piace un sacco, molto più che un sacco di altre città. Sarà che è tutto diverso, tutto strano. Dai, no, è tutto diverso dal solito. Donato, cosa hai visto? Le scale. Sono dei televisori praticamente. Da lontano sembra una televisione unica. Vieni più avanti, sei al buio. C'è una barca che sta andando. Ma pensa a te. Cioè le scale a LED. Che sono questi? Che posto che siamo. Voglio vederle usare. Lo filmo perché a casa non ci credono. Donato, cosa? Lo filmo perché a casa non ci credono che mangiamo in questi posti. Ho pagato 28, cioè praticamente 2,80 euro. Io 20 e qualcosa. Allora, il riso te lo danno sempre, e tanto, che è quello che ti riempie, che da noi invece ti danno il pane, no, praticamente. Qui invece va il riso. Ma questa è insalata cotta? Sì, tipo verde, cose così. Quello sono molto buono. Non è bello. Non pensare alla pulizia. Peccato. Però li fotografa. Continuano il palazzo, va? Come balla.
Ditemi quanti grattacieli ci sono. Qui è la seconda volta che vengo a Hong Kong, anche la prima volta che venni era già stata data in mano ai cinesi e, e niente, l'altra volta ero venuto con Emilio e eravamo venuti su questo terrazzo proprio a vedere tutti questi grattacieli belli, però a differenza di oggi ci sono molte meno barche che vanno avanti e indietro. All'epoca c'era di quelle barche tipo quelle di Sandokan, tipo quella lì, saranno non so migliaio di grattacieli qua, di più anche, sì, in tutta la città, anche di più. C'è abbastanza caldo in Italia, adesso è sulle 6 di mattina e qua è mezzogiorno, è periodo di Olimpiadi, infatti ci sono degli schermi giganti che fanno vedere in diretta le Olimpiadi a Pechino, che è, visto che è qua in Cina, le Olimpiadi quest'anno. E qui si vedono i battelli che vanno avanti e indietro, là c'è una grande nave da crociera e un altro grattacielo, se erano pochi ne stanno costruendo un altro da un centinaio. Lì c'è uno schermo gigante, l'hai già ripreso? Va bene, niente. Ah, Donato, girati, filma questa barchetta e poi che bandiera è quella lì, Daniele? La bandiera di Hong Kong. No? Sì. No, di Hong Kong. Donato è diventato fotografo. And how long time under the sun for charge everything? Fully is fully 8 hours. 8 hours, 8 ore sotto il sole. Yeah. And with the electronic maybe with a computer 2 or 3 hours. Ah, okay. And you se vuoi te lo presto. Che è successo? Niente, è successo che te hai comprato, posso dirlo? Sì, sì. 3 orologi. Hai comprato un pannello solare per caricare il cellulare. Poi io ho comprato un orologio, il gemello di questo, a 30 euro. 30 euro. E lui si è sparato una, eccola qua, una macchina fotografica da 250 euro, bellissima, con i 3 CCD. Quanti? 6.000? 10 milioni. A 1.000 megapixel? No, 9 milioni. 9 milioni. E niente, siamo tutti contenti adesso qua a Hong Kong. Abbiamo fatto spese, adesso per un po' di giorni stiamo a secco, basta. Almeno per quanto mi riguarda, dobbiamo anche ritirare. Hai visto gli sgabelli come sono? Gli sgabelli sono... Quanto sono alti? Pochissimo. Cioè, alti 1,10 m. Sei contento della spesa? Sì, tanto mi ritorneranno indietro i soldi qua. Se non te la dite. Buongiorno Donato, hai dormito? Sì, abbiamo fatto una dormita, una ronfata incredibile. E tu hai dormito? Un sacco. Ma tu hai dormito per terra però, sì, lì. Infatti. Infatti a un certo punto mi sono tirato su che volevo dire buonanotte, state dormendo tutti e due. Te lo sai. Ascolta, ma quante ore abbiamo dormito? Tantissimo. Boh, un bel po'. Io mi ricordo che... 9 ore. Sì, sì. C'è un italiano in batteria che sta nuotando. Io 9 ore non ne dormivo da scomandare. Qui ci sono le Olimpiadi. Sì, c'è un italiano in batteria, non so chi sia.
adesso che ti stai guardando alla televisione ti ricordi questo momento? Sì. Ora sei a Parma. Là, in quella vetrina là ci sono dei Rolex. Ce n'è uno con tutti i diamanti intorno. Ah, questo qua è il mio. Tutti i diamanti intorno, costerà 100.000 euro. Ma è mai visto dal vivo, eh? E che pullman stiamo aspettando? Sto aspettando l'A21 che ci porta, non è neanche questo che ci porta in aeroporto, vediamo la strada inversa a quella che abbiamo fatto nel venire qua e paghiamo $31, $33. Questi sono 20, qua sono le monete. E paghi direttamente sul pullman al... Eccolo lì, sta arrivando. Sta arrivando. Qui su, dai, questa valigia. Non dà il resto allora, non mi ha inculato $2. Sì? Non lo do. Fanno una media. Vabbè, cosa sono $2? Cosa c'è scritto, Daniele? C'è scritto Terminal 2. Welcome aboard City Flyer, we are now proceeding to the Hong Kong International Airport, City Terminal 1 and Terminal... Oh, noi andiamo al Terminal 2 allora. Ma dove? Quando l'hai imparato tu il cinese? Il cinese io da ieri, perché quando... Sì, 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 sì. Non ci siamo passati un po'. No. Ci siamo andati in giù. Sì, siamo andati alla baia. Che bello, tutte le piante. Sai cosa sono quelle cose che pendono dagli alberi? Radici. Quando toccano per terra pecchiscono, si stanno lì e fanno finire un altro ramo. Ti ricordi? Ha uno sì, un altro tronco. C'era un... una piazza e c'era un... tipo 6 tronchi e uno era l'albero, erano tutti lo stesso albero. Ah. Era gigantesco. Lei che era rimasto lì, aveva attecchito. Fino a becchina macchietta, becchina borda. Ciao signore! Simone! No! Oh, inizia già la gente, da quando aprono i negozi c'è la gente. Sembra di essere dentro un cartone animato. Eccoli qua i cosi delle canne. Impalcature di canne. Ma dite che quel fiume che abbiamo visto che usciva sotterraneo, quel tubo, tutto canalizzato. Magari gli scarichi così, c'è un depuratore che butta poi fuori le acque. Le acque di qua, quelli depurati. È impressionante. Aspetta. Che è la marca. È messo male.
Manca le gambe? Mamma mia. Legati un nastro e fanno 20 piani. Qui siamo in un senso unico. Tutti i taxi. Vanni, a Tadumia, la targa che è, perché è brutta, è come quelle inglesi. Quella che aveva il coniglio. Che ridere. Io ti giuro non lui. Non... Cioè, Stai raccontando un fatto che è successo dove? In Canada? In Canada c'è. No, ma che ridere. C'eravamo noi a tavola con altre due ragazze. Cos'è che aveva appena fatto il? Il coriandolo, che è una roba, cioè una praticamente una foglia. Un'insalata che. Un sapore terribile. Ti ricordi Vanni coriandolo a Yellow Knife? Mamma mia, da vomitare. Allora niente, ha fatto da mangiare sta vecchietta, aveva una faccia bella, cioè bella gentile, no? Allora gli fa, tutto bene ragazzi, è buono. E allora Daniele fa, very good, very good. E poi in inglese. Pensa se sapesse che sta roba fa schifo. Ma l'ha detto in un modo che adesso no. È serio, ero serio io, per non fargli capire che dicevo. Beh, io a quel punto lì sono esploso. Scoppiata a ridere, rosso in faccia. Io piangevo dalle risate. Infatti mi chiedevano le due ragazze, mi dicevo, ma cos'ha da ridere? Boh, io cercavo di continuare a stare serio. Lui stava serio, eh. Poi dopo ridevo anche io. Sì, si è alzato dal tavolo e è andato a ridere da un'altra parte. E poi c'erano i gatti. Sai quando non riesci a fermarti che hai la ridarola che piangi dalle risate? Sì, che hai ridarola. Mi faceva male lo stomaco fin dal. E va, la prima mini che vedo qua, guarda, una mini. Guarda, te la filmo per te. L'ultima che hai visto all'estero era aperta. Era la mia. All'estero si è aperta. La mia mini, poverina, sarà in garage da sola. Ma magari te l'hanno già rubata e non lo sai nemmeno. No. Che rubata? Hanno rubato il picnic? Ma il picnic, cioè mi. Mi sa che è più lungo quello là. Sarebbe più lungo il mio, lungo. Proprio fai fatica a vedere un'isola e l'altra. Ma quanto va questo? Ma va? Non era attaccato. Vai col freddo! Ah, molto più tranquillo questo terminal. C'è poca gente. C'è la mascotte delle Olimpiadi. Va finito. Ah, guarda, c'è internet gratis. Dove? Ah, guarda dove si è messo. Oh, che fai lì?
Vagli vicino, Donato, dai! Senti, sono stati campioni del mondo. Questa TV è LCD sicuro. Sì. Si vede benissimo. Sedie così. Ah, perché hanno fatto la corsa al salto dello stacco. Le sedie del salto allo stacco. Pancetto. Ma probabilmente cane a posto. Probabilmente non va neanche. Miriana, Martina, guardate qua chi c'è. Il mascotte olimpico. Panda. Guarda, guarda. Ancora no. Che può essere grosso. È gigantesco sto coso. Dai, vai dentro lì, dai. Dai. Uno alla volta. Finché l'ascensore gigantesco. Oh, anche te, anche te. Ma che ce la fai? Donato, vai anche te, dai, spingilo. Ma vedi che sono? Sono gonfi, sono. Non ho idea. Vieni qua un attimo. Vieni fuori, vai. Da qua, cuccia. Vai, vai. Vai, vai. Che tipo? Ecco. Cioè, hanno fatto l'ascensore apposta per lui, eh. I cinesi ridono a parlare di stupidità. Chi c'è? Chi c'è? Sono venuti a caricarsi le batterie. Dai, Donato, vagli vicino, dai. Ciao, ciao. No, dai. Che ride anche la tipa. Arriva la direzione pub, il biliardo. Ho donato cosa ha preso Daniele da mangiare? Ho preso yakimeshi con un po' di cucchiaio. Quello che si riscalda. Invece i forni. E hai dovuto andare a cambiare i soldi perché accettano cose e basta qui. Sì. Però soldi locali. $100 di Singapore, 5.000. Hai cambiato i dollari di Singapore là? 5 euro. Okay. Allora, stiamo andando a Singapore e hai cambiato quello. Vabbè, io ancora. $100 di Singapore sono 500. Poi questo si toglie. Cosa? Sì. Timbro. Entri. Quando esci, ti danno due parte. Oh, Donato, stiamo partendo? Sì. Per da e per? Allora, da Hong Kong a Hong King Kong. Singapore. Thank you.
pressione. Business class qui. Sedili di pelle. No, come noti invece è tutta classe economica. Perché qui davanti non. Tiro via. Duemila cose qua. Vedete lì, voi zaino? Io sì. Sì, sotto. Perché ho tutto. Allora, ci sta, no? L'ho messo su. Ah, va bene, lo stesso. Ladies and gentlemen, welcome aboard Jetstar. Please ensure your baggage is still securely under the seat in front of you or in the overhead compartment. Ho scritto il cellulare. Sostengo anche io. Passenger Daniele. Partenza qui dal volo Jetstar Airbus 320. Eccolo là, bella la Svizzera. Vedi la Swiss Air? Dov'è? Sì. Vai. Ecco l'Airbus 380. Donato, cosa è successo? Perché cosa ho visto? Ho visto 380 e è andato giù di te. No, due ne ho visti, non uno. Due su tre. Donato, cosa sto filmando? Il tuo amico. Ma non è anche tuo amico? Ma è più tuo amico che mio. Tu sei venuto qua. Vedi che c'ha il coso anche in alto? Il braccio è attaccato in alto. L'Airbus 380. Io riesco a vedere solo i finestrini sopra. Va a Pechino, va. Quelli sotto non riusciamo a avvicinarci di più. Peccato. Oh, Donato! C'è già il gate close, parte da un momento all'altro. Kanji Airport.
Vai, ci vediamo Daniele all'alba. Come i bambini. Mai fatta una cosa così, troppo bello. Veloce, veloce. Guarda come ride. Se ne va, se ne va. Ti arriva adesso qualcuno, ci arresta, tac. Allora, stamattina, stanotte abbiamo dormito per terra. Ci siamo fatti svegliare dai poliziotti col fucile. Alle 3 di notte sono arrivati i poliziotti col fucile, a lui l'hanno svegliato proprio con la canna del metro. Guarda, c'era il violinista che suonava. E poi, scusami Donato, ti puoi svegliare. Ci siamo, hanno controllato i biglietti aerei se ce l'avevamo o no. Che stamattina, appena svegliati, io sono andato a controllare se voi potevate fare il tour gratuito, ma non si può perché dal budget terminal non si può fare, noi non potevamo fare dietro fuori due volte. Peccato. E allora fra poco voi andrete dentro in città da soli, per i cavoli vostri, io vi aspetto qua e spero che torniate perché sennò questi saranno gli ultimi filmati. No, vi farò vedere alla polizia come hanno queste facce. E adesso aspettiamo i nostri bagagli che ieri abbiamo abbandonato. Non vorrò venire da lì. E adesso hanno già trovato però la signora è incinta, forse due gemelli. Vero Donato? Chissà se era incinta, magari. Ecco qua. Non ha detto niente per. Guarda che le ventre. È una cosa che non si può fare. Guarda come se la ridono. E vabbè, dai, puoi staccare. Tac, ciao. Mi prendono lo stesso lascolo c'è dentro. Diciamo che sono guai fuori. Guarda un po' se si sono sbagliati. Vengono da Hong Kong? Da Kul. A Kuala Lumpur. Dall'Indonesia. Cioè, dalla Malesia. Kuala Lumpur è più su di qua, no? Sì. Kuala Lumpur è la capitale. Sì, ho capito. Non so. Andiamo lì. Che se vi impilzate. Che restano davvero. Lì vai. Però poi tira su il coso. Mi arresta, cioè, no. Stanno arrivando. Sto buttando delle armi. Le nostre. Eccole qua. Tutte e tre. Vai. Le nostre valigie, i nostri materassi che se ce li avevamo. Sei un po' slegata. Sono diventata nerissima. Ma vabbè, dopo devo farlo sul meglio. Dai, tira che lo. Passano sopra gli aerei. Sto trasferendomi dal Terminal 2 al Budget Terminal. I ragazzi invece sono andati in città. Eccolo qua, Budget Terminal. Che verde bello. In Singapore non puoi sputare e buttare via le cartacce, sennò ti danno la multa. Infatti è molto pulita. Eccoci qua. Fanny, ti ricorda? Ci è passato un bel po' di ore tu. Fanny, dedicato a te. Il Budget Terminal. Mi ha fatto vedere la capolagna culà, si è messa a ridere, ha detto, ma due le tolte. E niente, le sedie là in fondo, nell'angolino dove tu hai dormito, adesso ci hanno costruito un'edicola.
visto? E qui ci sono i voli per Ho Chi Minh, Saigon. Oh, perché fuoco? Vabbè, dai. Il nostro volo è fra un paio d'ore. È successo.